Allora, buongiorno, rieccoci, ben ritrovati, sempre in diretta ovviamente su TGCom 24. Le notizie si stanno aggiornando, le abbiamo sentite nella sintesi del breaking, con le questioni che riguardano le migrazioni, i migranti, sempre in primo piano. Le ritroviamo anzi anche sul nostro sito tgcom24.it, migranti, ripresi gli arrivi, oltre 1000 sbarchi nella giornata di ieri, di domenica. E Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza, non senza polemiche, chiosa appunto il nostro sito. Allora, buongiorno Renato Schifani, presidente della regione Sicilia, una delle regioni più esposte proprio negli arrivi di chi sbarca verso l'Europa. Presidente, buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, la prima questione riguarda proprio il commissario e lo stato d'emergenza. Ci sono polemiche, c'è chi dice ma che bisogno c'era? Ma innanzitutto faccio gli auguri di buon lavoro al prefetto Valenti, che già ha dimostrato con la sua storia, ma anche in queste settimane di emergenza, una grandissima serietà e professionalità. Detto questo, l'emergenza esiste, la viviamo noi in Sicilia già da un mese o sono. Siamo stati così sommersi da migliaia di sbarchi e la regione siciliana si è fatta parte dirigente nel dare una mano, un sostegno alle istituzioni del Ministero degli Interni per sopperire al deficit, devo dire, non dovuti a tutto, ma dalla solidarietà della situazione. Migliaia di persone hanno invaso lo spot di Lampedusa, che sappiamo bene è pronto ad accogliere soltanto alcune centinaia di migranti. Quindi abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, viveri, scarpe, strutture di prima esigenza. Questo è di concerto, in collaborazione, anche se non richiesta spontanea a volte, da parte nei confronti del Ministero degli Interni. L'emergenza esiste, mi spiace che questo frangente possano essere poste in essere delle situazioni di polemica di carattere, secondo me, strettamente politico e non tanto istituzionale, perché sotto gli occhi di tutti come ci si trovi innanzi una situazione straordinaria. E alla straordinarietà bisogna rispondere, secondo me, con determinate ipotesi di straordinarietà alla pari. Il tema è squisitamente politico, lo conosciamo anche nei confronti dei paesi di garanzia del Nord Africa, naturalmente va inserito in un contesto di rapporti europei dove ognuno deve fare la propria parte, ma temo che l'Italia in questo sia stata sempre lasciata sola. Sul giornale il titolo di oggi, a proposito appunto delle cose che stiamo dicendo, Presidente, secessione sui migranti, le regioni rosse scelgono l'invasione, emergenza sbarchi, il governo nomina il commissario, ma i quattro territori a guida PD rifiutano ogni aiuto, queste le polemiche e le divisioni, se vogliamo, a cui accennavamo. Il giornale titola in maniera molto chiara, ma altri quotidiani titoleranno in maniera diversa, poi lo vedremo. Presidente, dicevo, la Sicilia è particolarmente impegnata ed esposta, e non da oggi. Oggi sul flusso migratorio, basti pensare a Lampedusa, alle coste agrigentine, a Catania, ma anche ad altri territori. Voi in questi anni avete ovviamente affinato anche proprio l'accoglienza sul campo, no? Come vede la situazione attuale, anche rispetto a soli pochi mesi fa? Ma la situazione è straordinaria, ripeto, la situazione straordinaria occorre replicare con mobilitazioni straordinarie, anche scelte straordinarie. Occorre potenziare, secondo me, i centri per il rimpatrio, perché non credo che il Paese non sia pronto recepire, ad ospitare flussi che tendenzialmente vanno sempre di più ad aumentare. Tenga conto che siamo ancora in primavera, alla vigilia dell'estate, allora mi chiedo cosa avverrà nel momento in cui il mare sarà tranquillo, il mare sarà piatto, il mare sarà sereno. Abbiamo giornate di grandissimo caldo d'estate, di settimane di calma totale nelle acque del Mediterraneo, che determineranno verosimilmente l'aumento degli sbarchi. Allora la situazione è chiara, ci troveremo dinanzi a una, non dico invasione, ma sicuramente un fortissimo aumento degli sbarchi, e non possiamo rimanere inerti sostanzialmente. L'accoglienza di prima necessità è sacra, ma questa deve rispondere anche a una politica di controllo di questi flussi, di controllo e di gestione. Non possiamo soltanto recepire ed accogliere, dobbiamo essere pronti ad accogliere da un lato, ma poi a gestire, a raccordarci con l'Europa dall'altro, ma anche a restituire, a fare in modo che i rimpatri avvengano ordinatamente, ma avvengano. Altro titolo, questo è quello che apre
Il Sole 24, il Corriere della Sera questa mattina, scontro frontale sui migranti, sindaci e regioni di centrosinistra protestano, battaglia in Senato sulla stretta e c'è un'intervista a Weber, il presidente del Partito Popolare Europeo. Roma deve essere aiutata, muri a difesa dell'Europa, questo è il titolo che sintetizza l'intervista a Weber. Presidente Schifani, in vista dell'estate, dove è presumibile che la situazione diventerà ancora più complicata, in particolare appunto per regioni come la Sicilia, come la Calabria, voi state pensando a qualcosa in più rispetto a quello che state già facendo? Ma guardi, innanzitutto mi permetta di fare una battuta sulle dichiarazioni di Weber, alle parole passi nei fatti. Ormai siamo un po' stanchi di ascoltare affermazioni condivisibili sul piano del contenuto teorico e poi lontane dalla realtà sotto il piano della fattibilità. Cioè pacche sulla spalla, insomma, come si diceva una volta, no? Esatto, ormai basta, credo che siamo arrivati al punto di con il non ritorno bisogna agire. Detto questo, noi sì, abbiamo già avuto un primo incontro con il prefetto Valenti prima ancora che venisse nominato. Il prefetto Valenti c'è una grande collaborazione, la Sicilia, ripeto, spontaneamente già un mese or sono si è dichiarata disponibile, lo ha fatto in concreto. Io stesso sono stato al trasporto di Lampedusa con il prefetto Valenti, con il direttore della protezione civile siciliana, ingegnere Cocina, abbiamo fatto in modo di arrivare ai beni di prima necessità in tutti i sensi. Continueremo a farlo in casi di emergenza, al di là del fatto che non saremo noi soggetti attuatori, perché il nuovo decreto dell'emergenza prevede che i soggetti attuatori sia il Ministero e i prefetti, ma questo non impedirà naturalmente alla Regione in casi di emergenza, in una logica di collaborazione costituzionale prevista dalla nostra Costituzione. Noi abbiamo esaminato con il prefetto Valenti varie misure, naturalmente attendiamo le indicazioni del Ministero nell'eventuale individuazione di ulteriori centri, più che per l'accoglienza, anche per la gestione del rimpatrio. Certo, anche perché, Presidente, diciamolo, poi alla fine sono proprio i territori, è proprio chi è in prima linea, i sindaci e i presidenti di regione che devono farsi carico dell'emergenza diretta, no? E anche dello stato d'animo dei cittadini, è ovvio. Esatto, è proprio così, anzi devo dire, devo elogiare tutta la popolazione della mia regione, in particolar modo Lampedusa, Pozzallo e altri che accettano questa mobilitazione, anche il senso di questi sbarchi, ma lo fanno anche con grande spirito di solidarietà. La Sicilia è una terra solidale, non si è mai sottratta a questo. E lo sappiamo ed è giusto ricordarlo. Presidente, grazie, grazie veramente, buon lavoro. A voi. L'aspettiamo buono, ancora a TGCom24, la scheda riassuntiva sui migranti e poi andremo lì.